Allora, video 3. Cuciamo la testa al corpo. Quindi posizionate la testa nello spazio libero e la cucite. Allora, io ho posizionato già gli occhi, che sono quelli, non sono quelli di sicurezza, perché non è contemplato qui il discorso degli occhietti di sicurezza, perché non si sa dove vanno infilati a un certo punto, quindi vanno messi al dopo e vanno posizionati, diciamo, due file sopra la cucitura del muso, calcolando la maglia centrale del naso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, va bene? Però io al momento questi occhietti li tolgo un attimo, perché prima di procedere all'altra parte del pelo della faccia, ho bisogno dei trucchi. Allora, intanto perché ce l'abbiamo tutti una palette dei trucchi a casa, insomma, no? Quindi ci serve una palette dei trucchi. Allora, intanto ho segnato, diciamo, con un pennellino. Qui ho dato un'ombreggiatura al muso tra i due baffoni, insomma. E ho, diciamo, un po' migliorato qua la sicurezza, la situazione del musetto. Poi, con un color beige, diciamo circa, mi vado a colorare intorno agli occhi. Non tantissimo, è una cosa leggera, deve essere. Mi vado a colorare con un marroncino, insomma, beige, intorno agli occhi, perché il maltesino c'ha quelle ombreggiature, diciamo, intorno agli occhi. Quindi prima di attaccare gli occhi vado a fare questa cosa così, così, ok? Poi dopo vediamo se va sistemato. Poi prendo gli occhietti e li vado ad inserire. Ok, uno. Dopo aggiustiamo le ombreggiature, ma intanto mi serviva che ci fosse questa cosa sotto gli occhi, va bene? Quindi aspettiamo qualche secondo che si asciugano. Allora, siete pregati di non guardare il caos che c'è sul mio tavolo. Allora, adesso vi faccio indicativamente vedere come vanno posizionati i peli del viso. Allora, prendo un pennello. No, voi non lo dovete fare questo, lo faccio io per voi perché così vi rendete conto. Partendo dal centro della testa, dobbiamo andare a posizionare i peli in questa posizione così, facendo questo cerchio, così. Cioè, se lo volete fare, fatelo. E tanto voglio dire, ombreggiature poi servono comunque. Vedete, in questo modo, così, idem dall'altro lato. Quindi non dobbiamo mettere i peli sotto, vicino agli occhi, così, a mascherina. Quindi tutta questa parte non va riempita di peli, quella esterna sì. Ok, quindi così e così, tipo gufo, ok? Poi qui ci andranno le orecchie, qua, una che adesso facciamo, una e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui ci vanno le orecchie, ok? Quindi tutta la parte che prende l'orecchio non va riempita e va riempito sotto, praticamente da qua, insomma, su per giù, così. Fino a qua, ma non tutto, due, tre righe. Comunque adesso lo facciamo. Io ho fatto solo la delineatura, diciamo, di dove vanno i peli. Ok, quindi tutta la parte esterna, questa
questa parte no, e tutta la testa. Quindi adesso facciamo intanto le orecchie, così ci delineiamo intanto la posizione delle orecchie. Allora, le orecchie, prendiamo la lana bianca sempre, ovviamente, l'uncinetto che sarà incasinato da qualche parte, eccolo qua. Allora, per fare le orecchie, aspettate che aggluo qua. Allora, per fare le orecchie dobbiamo montare 6 5 catenelle, 6 catenelle, quindi 1 lenta, 2 3 4 5 6. Partiamo dalla seconda catenella e facciamo 5 maglie basse. 1 2 3 4 e 5 nell'ultima. Stringiamo qua. Giriamo il lavoro, facciamo una catenella e nella prima maglia alta ne facciamo, nella prima maglia bassa facciamo 2 maglie basse, quindi un aumento. Poi facciamo 3 maglie basse centrali, 1 2 3 e nell'ultima un altro aumento. Ok, e abbiamo 7 maglie basse. Ora giriamo il lavoro e facciamo 5 giri di 7 maglie basse. 1 7, anzi 4 giri, quindi 28 maglie in tutto, 7 senza contare le righe, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Giro. Sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno. Giro 22 23 24 25 26 27 e 28. 7 per 4 28. Poi, dopo questo, giro il lavoro, salto la prima maglia e vado sulla seconda e faccio 6 maglie basse. Quindi saltando la prima faccio una diminuzione. Ok, poi rigiro il lavoro, salto la prima e faccio 5 maglie basse. Quindi ho fatto una diminuzione all'inizio e un'altra diminuzione all'inizio del giro successivo. Ok, allora questa è la piccola orecchia. Va bene? Qua. Adesso ne facciamo ovviamente un'altra uguale. Benissimo, a questo punto riempiamo le orecchie con i peletti. Quindi prendiamo i peletti e andiamo a riempire le orecchie. Ovviamente la prima riga va assolutamente all'inizio, in modo che non si vede poi la cucitura. Quindi facciamo il nostro bellissimo lavoro di santa pazienza e attacchiamo i peletti. Così. Le altre righe possiamo tranquillamente lavorare 1, 2 e 3, al massimo 1, 2, 3, 4 righe, non di più. Allora, dopo che abbiamo fatto la cosa, spazzoliamo le orecchie. Io adesso il discorso della spazzolatura sarà sempre un po' più veloce perché ormai avete capito come funziona. Quindi,
cominciate sempre da sotto, ecco qua. Quando siete arrivati a questo punto, rifinite l'orecchietto. Poi dopo, ti ripeto, dopo andremo a fare alla fine con la forbice quello che c'è, dobbiamo fare, e continuiamo a strippare l'orecchio. Stripping, stripping, stripping. Ecco qua. Facciamogli una passata pure sotto. Ok, questo è uno dei due orecchi. Quindi diamo una sistemata e lo appoggiamo qua. Ok? Un attimino, appoggiato un secondo qua per capire. Ok, quindi vado a levare un po' di punte, ma dopo ti ripeto, faremo tutto. Eccolo qua, l'orecchietto. E adesso andiamo a fare quell'altro, e poi dopo averli pettinati li cuciamo nella posizione in cui vi ho detto, insomma. Ok, allora procediamo a fare l'attaccatura dei peli sul muso, come vi ho fatto prima il disegno. Quindi prima facciamo la freccia qui, la puntina, e proseguiamo in questo modo, arriviamo fino all'altezza delle orecchie e continuiamo qui fino dietro. Ok, ora questa parte la lavoriamo ogni due giri, insomma, quindi non deve essere tutti i giri. Quindi finiamo questo giro così, e poi passiamo a saltiamone uno e passiamo all'altro, saltiamone uno e passiamo all'altro, quindi tre giri sono sufficienti. Ok, quindi, come ripeto, ecco, bisogna procedere prima in questa maniera. Ho fatto il disegno, prima la punta centrale, poi facciamo un po' così fino alle orecchie, fino all'altezza delle orecchie, e poi si procede facendo tutto il giro della calotta della testa, così, una maglia sì, una maglia no. Allora, quindi abbiamo riempito l'arco sopraccigliare e tutta la testa della calotta superiore, più due righe della nuca. Io capisco che si vede poco, ma insomma cercate di capire quello che dico. Quindi due righe della nuca, tutta la calotta e l'arco sopraccigliare. Adesso si spazzola, ovviamente. Quindi, per evitare di rovinare il manto sotto, spazzoliamo al contrario, partiamo da dietro, per quelli dietro ovviamente, e poi con calma spazzoliamo tutto il pelo della testa. Orello, tutto sconvolto.
Scusate se devo uscire fuori della telecamera, ma mi devo appoggiare. Ci vuole un po', se ne riesca a sciogliere tutti i nodi, si forma l'acrilico. Ecco qua, vedete, già prende forma. Ok, allora vediamo com'è la situazione. Ancora spazzolato. Sono allontanata un po', così magari si vede un po' meglio, anche se si vede tutto il casino, però non fa niente. Ok, dunque, cerchiamo adesso di dargli una sistemata per vedere la situazione. Ok, vedete, già si è formato il maltesino in qualche modo. Adesso dobbiamo finire, perché poi abbiamo finito la parte sotto della testa, quindi diciamo qui ci stanno le orecchie, no? Però ci serve un paio di giri qua sotto dove avevo fatto la riga, quindi facciamo un paio di giri di fili, 1 e 2, sia di qua che di là, e poi dobbiamo fare il contorno qua intorno, quindi lavoriamo un paio di giri qua e così, 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 va bene? In questo modo, quindi continuiamo, no, lasciamo libero ovviamente l'occhio. E andiamo in questa maniera, sempre non troppo fitti, perché come potete vedere si gonfiano parecchio, e quindi troppo fitti poi disturbano. Io qui credo che basti anche solo una fila, e poi andiamo a fare due file qua. Non importa se alcuni fili sono più lunghi, alcuni fili sono più corti, tanto poi vanno tutti tagliati alla stessa misura. Io direi che anche, forse un giro sia sufficiente, tanto c'è l'orecchio, sì. Forse un giro è sufficiente, proviamo, Quindi spazzoliamo questo giro, l'abbiamo fatto, vediamo quanto si gonfia e se si gonfia sufficientemente.
insieme le mani, sì, direi che basta. Gonfiamo pure questi laterali, tanto si vanno a mischiare con quelli del, vedete, serviva solo per fare la curva. Ok, e qui ci abbiamo, vedete, perfetto. Adesso completiamo quest'altra parte. Ah, una cosa, qui in mezzo, qui passateci la spazzola in questo modo, sull'uncinetto lavorato. Si spennacchia, vedete? Si spelacchia. E anche un po' intorno agli occhi. Forte. Eccolo, lui sta venendo fuori. Quindi questa parte l'abbiamo terminata. Adesso andiamo a finire quest'altra così e così come abbiamo fatto di là. Ok? Quindi, quando abbiamo riempito tutte le due parti, in pratica lui è finito. Ora dobbiamo dargli una bella toilettatura. Quindi lo spazzoliamo per bene, tutto caruccio. Vediamo se ci sono per caso buchi da sistemare con altri pezzettini di pelo. E nel caso volessimo fare la femminuccia, ecco qua, tiriamo su questa parte dei capelli, quella frontale davanti così, ok? Così. Ecco, prendiamo un pezzetto di lana o un elastichetto, insomma quello che voi avete a disposizione. Io al momento c'ho questo, quindi faccio così, faccio un nodino. Qua un bel nodino, e ci metto, se mi va, che adesso sotto mano non ce l'ho, però ci metto un fiocchettino al limite, non lo trovo, vabbè, è uguale. Allora, il vostro maltesino, il nostro maltesino è terminato. È stato un lavoro molto di pazienza, mi piace tanto fare questi lavori. Ora ovviamente voi gli date una bella pettinata, caruccio, ecco qua, gli date una drizzatina al muso,
se vogliamo gli facciamo qualche altra ombra. Momento, al trucco barocco qualche altra ombrettatura. Ecco qua, così gli diamo un po' di profondità al musetto. E se volete potete anche fare qualche striatura così. Molto molto sommaria, in modo da non farlo proprio tutto bianchissimo. Mi piace molto giocare con i pennelli, i colori. I trucchi, diciamo, i trucchi dei pupazzi, che io non mi trucco. Ecco qua. Musetto zozzetto, che lui è andato a giocare. Anche qua. Eccolo, ragazze. Fate il vostro maltesino. Ciao. Mi raccomando, condividete i video, mi raccomando, fatemi pubblicità, mi raccomando, tutto. Aiutatemi, in modo da poter che io possa continuare a fare questo lavoro per voi. Ciao.